Buongiorno, ben ritrovati anche in questo venerdì 30 aprile su TRG TG Mattino. Partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani dal Corriere dell'Umbria. Trans confessa, l'ho picchiato. Ovviamente il riferimento è al delitto che si è consumato ormai due sere fa a Perugia, zona Sant'Andrea delle Fratte, delitto filmato dalle telecamere della zona. Oggi l'autopsia sul corpo del 22enne Samuele, ucciso proprio questo tragico epilogo che i giornali riportano, lo vedremo approfonditamente. Covid intanto per la fotonotizia centrale, doppio vaccine day per quanto riguarda le giornate del prossimo 9 e del prossimo 16 di maggio. Auto dall'estero con truffa, sequestrati beni per 8 milioni. Inchiesta di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e Monopoli su 1700 veicoli, indagato anche un imprenditore a Spoleto. Economia, ristori certi per i taxi, dichiara CNA. E poi in Umbria, stop proroga da lunedì, invio di 170.000 cartelle esattoriali, mentre a Umbertide muore in ospedale il 33enne caduto dal tetto del capannone, fatto successo qualche giorno fa a Pierantonio. Quindi, per quanto riguarda le notizie di carattere sportivo, grifo, i tifosi ci credono, dal club il perugino la spinta per la Serie B, domenica alle 15 si gioca Feralpi Perugia, decisiva per il ritorno in cadetteria. Poi le fere, un inserto speciale che poi vedremo nella seconda parte, la grande cavalcata raccontata dai protagonisti per la Ternana che è tornata già da tempo ormai proprio in B. Playoff invece, il Gubbio ci prova, Colfano si affida alla Cabala per quanto riguarda l'ultima giornata e i rossoblu che ancora hanno alcune speranze di poter partecipare alla post-season, e quindi Sir Perugia nel volley. Atanasevic da Belgrado commosso saluta Perugia dopo 8 anni da grande protagonista. Veniamo quindi anche alla nazione regionale. Diceva: aiutami, sono andata via, ragazzo morto nel fosso, parla la trans che era con lui, mi ha aggredito. Questo dunque ciò che riporta al centro la nazione. Fragili il vaccine day, intanto raddoppia, due domeniche straordinarie per accelerare l'immunizzazione, più contagi con le riaperture, intanto dicono gli esperti. Evasi 8 milioni di euro, appena sotto la testata, vedete, scatta il maxi sequestro, mercato parallelo di auto e IVA non versata, blitz in un'azienda Folignate. Ancora per quanto concerne sempre le indagini relative alla morte di Samuele, omicidio preterintenzionale, gli amici dicono usammo cocaina. Quindi Bastia Umbria sotto shock, siamo in lutto per la famiglia, è un incubo, dichiara il sindaco di Bastia. Ancora i nodi da sciogliere, dopo 9 anni un universitario per gastro, il professor Bassotti nominato ad interim in attesa di convenzione e concorso per quanto riguarda la sanità regionale. E poi non ce l'ha fatta, il giovane caduto dal tetto, Alessio Marinelli è espirato, dopo giorni di agonia aveva tentato di recuperare un pallone, un lucernaio aveva ceduto come detto in quel di Pierantonio. Veniamo ancora a il Messaggero, in questo caso sempre la vicenda della morte di Samuele, non volevo uccidere Samuele, omicidio a Perugia, la trans indagata per la morte del ragazzo, mi sono difesa, nel fosso era vivo e chiedeva aiuto, lesioni mortali o malore fatale oggi, l'autopsia. Bastia si stringe intanto intorno alla famiglia De Paoli, vogliamo tutti bene a quella famiglia, tracci in auto e telecamere hanno incastrato proprio Patrizia, così il nome del trans. Sopra, virus, ora più contagi tra gli under 24, via i controlli sugli arrivi dall'India, e Narni intanto diventa un caso. A Perugia, tassa rifiuti porta a porta dopo per il recupero dei morosi, e a Terni invece stadio e clinica, primo sì, ma Bandecchi, il presidente della Ternana Calcio, frena al momento. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti di carattere sportivo sotto la testata, gol che vale la B, il grifo aspetta il nuovo Moscati che può rientrare proprio a Salò, mille miglia, la storia dell'auto passa per l'Umbria del Sud, e poi anche il basket con Bruna Monti, grande playmaker visto per tanti anni con la Virtus Bologna e con la Nazionale Azzurra, nativo di Spoleto, tra le leggende ai sorteggi per l'Europeo di basket. Questo dunque per quanto
riguarda anche il Messaggero e la sua prima pagina. Veniamo quindi al nostro sito www.terregimedia.it. 15 maggio, ecco il programma proprio in home page, in alto nel nostro sito, quindi scorrendo tutte le altre notizie. Fondazione Cari Perugia Arte, ad esempio, dal 1 maggio mostri, musei pronti ad accogliere nuovamente i visitatori, il nostro archivio video sempre aggiornato e tutte le notizie, non desta preoccupazioni in Umbria la variante indiana, questo detto anche dal commissario D'Angelo dopo l'ultima videoconferenza regionale. Tuttoggi.info, morte di Samuele, nella notte una trans, abbiamo visto Patrizia portata in questura, il racconto della lite, il vaccine day, il decesso purtroppo del 33enne Alessio Marinelli di Pierantonio e lo stadio Liberati, acquisiti i pareri, via libera al pubblico interesse. E Tuttoggi.info ricorda anche Lamberto Sposini, il noto giornalista, 10 anni fa il malore che ha cambiato la vita del mezzo busto nativo di Foligno. Veniamo a Umbria 24, ragazzo morto, trans accusata di omicidio, mi ha aggredito, non era soddisfatto, prima era lito in auto durante il rapporto e poi fuori, siamo finiti nel fosso ma lui era vivo. In Umbria intanto discesa molto lenta per quanto riguarda il virus, nuova variante, focus su aeroporto e anche sulla comunità indiana. E anche Umbria 24 ricordi 2 vaccine day che poi vedremo nello specifico con un nostro servizio. Perugia Today, accusa di omicidio preterintenzionale per l'unica indagata sulla morte di Samuele, l'avvocato della famiglia Biscotti, cui l'unica vittima è Samuele, la ricostruzione dell'indagata è solo difensiva, interrogata la sospettata, abbiamo litigato e lottato, poi lui è caduto e sono scappata, ribadisce anche Perugia Today. Veniamo a Gualdo News invece, calano gli attualmente positivi in Umbria ma crescono a Gualdo Tadino, case di riposo, squarta, non c'è un minuto da perdere, il PD nessun riscontro dopo la manifestazione avvenuta nei giorni scorsi. Questo per quanto concerne dunque anche il nostro solito tour online. Ripartiamo dalle notizie di carattere nazionale, dal Messaggero. Il pericolo della variante, voli dall'India, stop ai ricongiungimenti a Fiumicino, intanto scoperti 23 casi. La nuova circolare potrà imbarcarsi soltanto chi ha la cittadinanza italiana. Oggi in arrivo intanto un altro aereo, tamponi per tutti e quarantena nei Covid hotel. Un'ordinanza da subito in vigore, vieta l'ingresso anche a chi parte dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. L'allarme dell'OMS, l'Europa si accauta nelle riaperture, le mutazioni possono alimentare ulteriori contagi. Qui intanto i colori delle regioni con la situazione attuale e quella possibile da lunedì prossimo. L'Umbria, come di fatto tutto il centro Italia, resterà in zona gialla. Quello che potrebbe cambiare soprattutto è la Puglia e la Sardegna in vista di possibili attenuazioni. Eccoli infatti, Puglia in giallo, Sardegna arancione, ma i positivi calano troppo lentamente. Il nuovo regime scatta da lunedì, ma in 7 giorni contagi giù solo del 7%. Ora di cambiare il sistema a colori, intanto ha detto Massimiliano Fedriga. Dunque, e allora veniamo al weekend della ripartenza, ovvero quello prossimo che coinciderà da domani di fatto con il 1 maggio. 1 maggio cruciale anche per il coprifuoco. A parlare nell'intervista del Messaggero è l'infettivologo del Gemelli Roberto Cauda, che ancora dice meglio stare all'aperto ma evitate gli assembramenti. Riaperture, a metà mese ne capiremo gli effetti, il 30% degli italiani intanto è immune. Siamo arrivati finalmente all'ultimo miglio, presto potremmo permetterci molta più libertà, sottolinea Cauda. Quindi la corsa alla profilassi, Figliuolo ci riprova, abbiamo i vaccini per quota 500.000, dichiara. L'obiettivo fissato per ieri è più vicino, potenzialità per 700.000 iniezioni al giorno, a metà luglio 60% degli italiani con 2 dosi. Dunque qui proprio anche i casi accertati in Italia, in Umbria più 188 nelle ultime 24 ore, segnala anche il grafico del Messaggero. La carenza di fiale ha ritardato il programma, in Europa tutti i paesi hanno l'equivalente problema, sottolinea proprio il Messaggero. Passo in Unione Europea, sprint per giugno, ma i test siano gratuiti in Italia, il nodo riguardante soprattutto alla privacy. E dunque trasferiamoci alle notizie di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria. La cronaca e l'omicidio di Samuele De Paoli. Trans confessa, mi chiedeva aiuto ma l'ho lasciato lì. Giovane trovato morto nel fosso a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia. C'è un indagato per omicidio preterintenzionale, delitto ripreso
peraltro dalle telecamere poste sul luogo. Il testimone voleva tornare sul luogo del fatto. L'uomo ha detto di aver riportato a casa proprio il 43enne brasiliano. Quindi sono attese in serata le risposte dall'autopsia. Oggi alle 12 il conferimento dell'incarico ai medici legali da chiarire l'orario e soprattutto la causa del decesso. La vittima è Samuele e subito botta e risposta tra i legali delle due parti. L'avvocato della madre del 22enne trovato morto nel fosso replica il collega che assiste il trans indagato per omicidio preterintenzionale. Il collega di lavoro non mi risulta facesse uso di droghe, dichiara. E poi l'allarme, mercoledì la madre non l'ha trovata a casa e poi ha fatto denuncia Samuele De Paoli, che peraltro aveva anche un recente passato nel Bastia Calcio. Avviati intanto la raccolta fondi per sostenere la famiglia, l'iniziativa alla Bocciofila e al New Bar di Cipresso, frazione proprio di Nocera Umbra. E poi la notizia che riguarda proprio la nuova volontà di aumentare il flusso della profilassi. Fragili, due Vax Day a maggio, altro blocco per i caregiver. La regione punta a immunizzare entro fine mese 10.000 vulnerabili prenotati per giugno, mentre torna a salire il numero dei nuovi contagiati. I più colpiti sono i giovani, con il tasso di positività raddoppiato nel giro di un giorno. Ma cerchiamo di fare il punto proprio su questo, sulla situazione legata ai vaccini in Umbria, queste nuove due giornate che dovrebbero appunto far sì che aumenti massicciamente il numero delle persone sottoposte alla profilassi nel servizio. I Vax Day funzionano, ovvero quelle giornate dedicate a categorie di pazienti dove si approntano team speciali per la vaccinazione di massa. C'è stato in Umbria il 25 aprile ed era rivolto agli over 80. Oltre 5.100 persone sono state vaccinate, facendo raggiungere quota 85% di anziani di questa categoria coperti con la prima dose di vaccino. Per questo l'assessore alla sanità Luca Coletto, con il commissario D'Angelo e il nuovo dirigente Braganti, hanno approntato altri due Vax Days per le domeniche del 9 e 16 maggio. Questa volta saranno i soggetti vulnerabili oggetto di intervento specifico, 10.000 quelli che si conta di vaccinare in queste due giornate, ovvero quelle persone che già si sono prenotate per il mese di giugno e che quindi verranno ricontattate. Ne restano fuori 45.000, considerando che sono 55.000 quelli prenotati in questa categoria, a cui si aggiungono 25.000 caregiver e familiari già prenotati, dato questo che al termine della fase di prenotazione raggiungerà, secondo le previsioni, quota 70.000. Per i Vax Days del 9 e 16 maggio il vaccino inoculato sarà il Pfizer. Si procede più a rilento sulla fascia 70-79 anni, dove sono stati 32.809 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose, 136 quelli coperti anche con la seconda. Secondo le previsioni della regione, questa fascia d'età sarà esaurita entro il 20 maggio, quando tutti avranno avuto una prima somministrazione, complice la consegna il prossimo 5 maggio di 28.000 dosi di AstraZeneca e Moderna. Nel complesso l'Umbria ha sinora somministrato oltre l'88% delle dosi di vaccino ricevute, pari ad un totale di 295.500 inoculate. Se ci fosse maggiore disponibilità di vaccini, le potenzialità di vaccinare in Umbria sono alte. Sul fronte pandemico cala la curva del contagio, lo fa in maniera graduale, lenta, ma comunque presente. Oggi in Umbria si registrano 188 nuovi positivi e 2.955 totali. 140 sono i guariti nell'ultima giornata, si registra un decesso, 202 i pazienti ricoverati, 33 quelli che si trovano in terapia intensiva. L'indice di trasmissione in Umbria è dello 0,98 a fronte di una media italiana dello 0,90. I distretti sono tutti sotto la soglia critica dei 200 casi su 100.000 abitanti. Ad oggi solo Montefalco desta più preoccupazione. Il contagio corre più veloce tra i giovani, ma il dato positivo è che rallenta con il salire delle temperature. Più l'aria si scalda, più le persone escono, meno stanno al chiuso, più areggiano i locali, contribuendo così a rallentare la diffusione. Questa dunque la situazione legata al coronavirus in Umbria e anche alle vaccinazioni. Mentre per quanto riguarda invece la ripresa un po' delle attività, si parla di ristori certi, immediati e adeguati per taxi. A parlare è Marina Gasparri, responsabile regionale di CNA Fita Trasporto. Ieri è stata la giornata nazionale di mobilitazione, rappresentanti ricevuti dai prefetti di Perugia e Terni. Non sono sufficienti le misure di
di sostegno dirette alle imprese di trasporto persone. In Umbria ci sono circa 370 operatori per un totale di 1200 addetti. I tassisti protestano in piazza, vogliamo i voucher, cappella di Unitaxi, alcuni colleghi costretti a cambiare mestiere, lavoriamo solo con le vaccinazioni, dichiarano. E poi cartelle esattoriali da lunedì pronti, 170.000 avvisi. Scade oggi la proroga della sospensione, la vicepresidente del Consiglio regionale, qui in foto proprio Paola Fioroni, serve rinvio fino al 31 luglio, dichiara. Il governo non può chiedere il coprifuoco eppure riscuotere, un controsenso secondo Fioroni. Veniamo quindi alla Nazione, anche qui in primo piano la tragedia di Sant'Andrea delle Fratte. Samuele, droga prima dell'incontro, il PM è omicidio preterintenzionale. Gli amici ammettono, abbiamo usato cocaina, oggi l'autopsia per sciogliere il mistero sulle cause. Dunque, i legali della famiglia, era amato da tutti, ora vogliamo giustizia e verità. Quindi le parole anche di colei che è implicati in prima persona in questa tragedia. Mi ha detto aiutami, non mi lasciare, me ne sono andata ma non l'ho ucciso io. Parla Patrizia, o Patrizia che dir si voglia, la transessuale brasiliana indagata per la morte di Samuele De Paoli, il 22enne di Bastia. Mi ha picchiata perché volevo un rapporto particolare fuori dall'auto, io l'ho preso per il collo solo per difendermi, conferma proprio nella sua intervista sulla Nazione. E poi il sindaco Lungarotti, feriti nel profondo, il lutto più grande, un incubo per la famiglia, un vero e proprio strazio per la comunità. Ancora dalle parole di Patrizia, Samuele è ancora vivo, era nel fosso, mi sono allontanata, quando ho saputo che era morto ho avuto paura, ha detto, rilasciando appunto le sue parole al quotidiano. Tornando invece a parlare del Covid, ora ci aspettiamo una ripresa dei contagi, le previsioni degli esperti con le riaperture è fisiologico, la discesa dei positivi si arresta e l'RT risale allo 0,98. Ieri 188 nuovi infetti, con l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti per distretto sanitario che vede primo proprio l'Alto Chiascio con 153,04. All'aperto maggiore dispersione, le alte temperature asciugano il droplet più rapidamente evitando infezioni dunque. I sanitari continuano a contrarre il virus, intanto la variante indiana non ci preoccupa ma controlli previsti in aeroporto a Sant'Egidio. Vaccine Day per le persone fragili, a metà maggio si parte con i sessantenni come abbiamo appena visto. E poi ancora andando invece al Messaggero, virus, l'incidenza adesso pesa di più tra gli under 24, dato legato anche alla ripresa della mobilità, la discesa frenata dalle varianti e l'RT a 0,98. Ad aprile meno contagi nei due periodi caratterizzati da temperature più elevate, fa il punto proprio il Messaggero. 188 positivi in un giorno, mentre l'Umbria si blinda per la variante indiana con la protezione civile. Controlli non solo in aeroporto, anche se non ci sono ad oggi voli diretti con l'India, destinati 40 posti per due Covid hotel per le quarantene anche da fuori regione. Intanto iniziativa di Ampas al centro regionale Procive, consegnato un poliambulatorio da campo. Veniamo quindi ancora alla situazione legata alla profilassi, vaccini, 10.000 fragili da difendere subito con i Vaccine Day. Ed Angelo, il commissario, promette entro il 20 maggio a tutti la prima dose per la fascia 70-79 anni. Mercoledì la consegna di 20.000 Moderna AstraZeneca ai medici di famiglia. Ci sono 256 casi di infezione dopo la somministrazione completa e 652 positivi dopo metà del ciclo. Gli industriali intanto dalla parte del nodino, parlando anche di viabilità a Perugia e infrastrutture, e poi l'allarme di CNA, taxi e noleggio, 370 operatori sul baratro. Marina Gasparri ha azzerato il fatturato delle attività, subito ristori e voucher comunali, sottolinea la presidente di CNA Fita Trasporto Persone. Quindi anche il Messaggero cerca di analizzare il giallo di Perugia. Mi sono difesa nel fosso, era vivo e chiedeva aiuto. Omicidio di Samuele, la transospettata aggredita prima in auto e poi all'esterno. Il buco temporale
funerale di un'ora e c'è chi parla di una festa prima di andare proprio sul luogo del delitto. Attualmente indagata per omicidio preterintenzionale, dopo l'interrogatorio è tornata a casa. Lesioni nascoste legate alla lite o malore improvviso, oggi le prime verità attese proprio dall'autopsia. Intanto le tracce della sua presenza nell'auto del ragazzo, le conferme dai video e il rintracciamento anche di fatto nella zona di Fontivegge. A Bastia intanto scatta l'iniziativa per sostenere una famiglia a cui vogliamo tutti bene. L'ex sindaco Vannio Brozzi vive nello stesso quartiere proprio dei De Paoli. Quando ho capito che era lui mi si è gelato il sangue, dichiara proprio Brozzi. Le parole anche del sindaco Lungarotti: ci stringiamo attorno ai familiari, il Bastia, tutti piangiamo la tua scomparsa, la società calcistica che ricorda il suo ex giocatore. Questo dunque per quanto riguarda gli approfondimenti in primo piano sui quotidiani. Altre notizie di carattere regionale dal Corriere dell'Umbria: Concorsopoli e incarichi, sentenza ribaltata. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'azienda ospedaliera contro il TAR, che invece aveva dato ragione al dottor Torroni. Al medico spettava l'incarico, ma al suo posto è stata scelta una collega, nipote di Duca, sottolinea proprio il Corriere. Intanto per quanto riguarda gastroenterologia, come abbiamo visto anche prima in primo piano, nominato Gabrio Bassotti, proprio alla direzione del reparto. E poi a Perugia, truppi in città per un documentario sul rapimento dei Megni. I fatti di 31 anni fa tornano a settembre in una puntata di Ostaggi in onda sul canale Skycrime più Investigation. Augusto, ci sarà una mia intervista, dichiara Augusto De Megni, proprio il tempo bimbo, era l'ottobre 90 che fu rapito. Poi Augusto De Megni anche volto noto televisivo, vincendo anche un'edizione del Grande Fratello Anni Orsono. Veniamo quindi a ancora il caso legato al calciatore Suarez, qui in foto in maglia atletico. È una frode gigantesca, non sa dire una parola. I docenti dell'Istituto di Cultura Italiana a Barcellona sull'esame di Suarez, fatto in cui è implicata anche la Juventus, che continua a far eco. Litiga intanto col figlio per soldi e lo accoltella al braccio, denunciato 47enne. Il giovane di 25 anni ha chiamato la polizia. È successo in via Mario Angeloni, dunque a Perugia, un ragazzo extracomunitario di origini peruviane, 25enne. Questo per quanto riguarda dunque ancora Perugia, con il liceo classico Così non va. I genitori si rivolgono dunque all'ufficio scolastico regionale, raccolte firme al Mariotti, 11 le criticità da sottoporre proprio al suddetto ufficio. Intanto Raffaello in Umbria, da domani visitabile a Palazzo Valdese. Oggi preview della mostra Radici e Foglie a Palazzo della Penna. Mentre per quanto riguarda le infrastrutture, imprenditori perugini di Confindustria approvano la realizzazione del nodino, progetto sul tratto di strada tra Collestrada e Perugia. Veniamo anche al Messaggero: rifiuti, 40 milioni di morosità, controlli negozio per negozio. Geseno ha dato il via alle super verifiche, addetti nell'attività che non hanno pagato. Gli anni caldi vanno dal 2017 al 2019, questo biennio, e c'è chi non versa la Tari da 3 annualità, sottolinea il Messaggero. Intanto dal Lions Club Perugia, centenario, 10 smart TV a oncologia pediatrica. Borgo Sant'Antonio riparte dalla musica, domenica va in scena quella classica. Ancora la scuola di San Marco ha bisogno di lavori, sottolinea proprio per quanto riguarda la primaria Rodari. E poi più decoro per il centro con le pulizie dei cittadini, questa l'iniziativa avvenuta proprio a Perugia nei giorni scorsi. Ancora il caso legato a Luis Suarez, l'agente alla Stranieri: serve un aiuto in aeroporto, mail, messaggi telefonati, il pressing della Juventus per ottenere la certificazione. La sorpresa è la notizia dell'esame, quindi questo si è scritto per davvero, questo quanto riportato in sede appunto di esaminazione del calcio. Polizia, aiutatemi, mio padre mi ha appena accoltellato. Abbiamo appena visto, è successo a Perugia in zona Fontivegge, di fatto via Mario Angeloni. Lavoro: a Perugia si cercano esperti in servizi digitali. Mentre per quanto riguarda la Nazione, Bassotti guiderà gastroenterologia ad interim, dopo 9 anni torno universitario. La decisione del direttore Giannico in attesa della convenzione Regione Ateneo per la riorganizzazione, la scelta in una rosa di 3 nomi, il competitor Fiorucci escluso perché è incardinato in
chirurgia, sottolinea la Nazione. Quindi ancora, Luis Suarez non parlava italiano, prepararlo per il B1 era impossibile. La coordinatrice dei corsi dell'Istituto di Cultura a Barcellona: pensai che si erano comprati tutto il pacchetto, la console, abbiamo rigettato anche la seconda domanda di cittadinanza, c'erano criticità. Non impieghiamo quasi 5 quadrimestri per far affrontare quell'esame, cioè oltre 2 anni, viene riportato proprio ancora sulla Nazione. Allora partiamo con i territori, ripartendo proprio dal Corriere dell'Umbria e dalla zona lacustre del Lago Trasimeno, in questo caso Castiglione del Lago. Misericordia, 4.000 servizi in un anno, garantiti interventi ordinari legati all'emergenza Covid, Massinelli grazie ai nostri 150 volontari. Sottolinea il presidente della Confraternita, che traccia un bilancio: da marzo 2020 dai tamponi siamo passati ai vaccini. Dunque, venendo invece a Assisi, con i lavori addirittura d'arrivo e l'asilo nido aperto a settembre, finiti gli interni dell'asilo che ospiterà 30 bambini, il progetto è costato 400.000 euro. Screening anti-Covid ancora, in questo caso a Bastia Umbra, effettuati 1.000 test residenti nel comune, con il sindaco che ringrazia medici, infermieri, farmacisti e volontari. A Todi, ex essiccatoio, tabacco messo a disposizione di scuole e associazioni. Il recupero dell'edificio voluto da ETAB è costato 200.000 euro. La Presidente Orsini: presto nuove azioni in favore del territorio. Mentre a Marciano il Comune acquisisce area verde al centro della frazione di Morcella. Veniamo ancora, poi vedremo lo speciale sulla Ternana, cui dedica proprio un inserto centrale il Corriere dell'Umbria in questa edizione, ma veniamo ancora alla cronaca e a Città di Castello. Spaccio, arrestata presidente di Ollus, donna di 55 anni ai domiciliari, nel casolare Serra di Marijuana, 1,5 kg di foglie da seccare e 50 grammi pronti per lo smercio. La polizia è intervenuta dopo una serie di appostamenti, sequestrate anche lampade e stufette. Intanto interventi contro i vandali in Piazza dell'Archeologia. Unione Civica Tiferno chiede di fissare i dissuasori in cemento. Scritta: hanno deturpato lo spazio pubblico, messo a nuovo. Ancora dall'Alto Tevere, è morto purtroppo il 33enne caduto dal tetto. Alessio Marinelli era ricoverato all'ospedale di Perugia in gravissime condizioni, da sabato era salito per recuperare un pallone. Intanto scalano a passo di danza il campanile cilindrico, la performance è stata realizzata da 5 ballerine a Città di Castello, e oggi a Umbertide si riunisce il Consiglio Comunale ad approvare una variazione al bilancio. Veniamo a Gubbio, la città è stata scelta da Montezemolo per il progetto Itabus. Sarà terminale della nuova flotta di mezzi che collegheranno l'Umbria a Roma, Napoli, Pesaro, Rimini e Urbino a partire dal prossimo 27 maggio. Sindaco Stirati, assessore Damiani: un'occasione per il turismo, sottolineano all'unisono. Quindi parte la 6ª edizione di Tracce d'Arte Giovanile, spazi espositivi riservati ai ragazzi residenti nella zona sociale 7. Ancora scatti d'autore a Palazzo dei Consoli per raccontare natura e paesaggi. Mostra le foto di Biancarelli, De Amicis e Gaudenzio. Si devono prenotare le visite per domani e domenica, sottolinea proprio il Corriere dell'Umbria. Ancora veniamo a Gualdo Tadino. San Benedetto, fine della battaglia legale. Ritirati i ricorsi pendenti in tribunale, la porta si organizza per ripartire e in vista c'è anche una nuova assemblea. Aldo Rondelli, un passo importante, siamo sulla strada giusta. E Marta Morbidelli, ricostruiamo l'associazione con chi ha fatto grandi i gialloblu, qui proprio in foto sia Rondelli che Morbidelli e anche i portaioli dopo la vittoria del corteo storico del 2019. Aperta la mobilità per i dipendenti della Indelfab, la comunicazione è arrivata dai curatori fallimentari, coinvolti 262 lavoratori dello stabilimento di Colle di Nocera e 275 di Santa Maria. Mentre ancora Nocera, c'era bilancio di previsione al vaglio del Consiglio con l'opposizione che annuncia battaglia. A Foligno cambia la ZTL per aiutare i ristoratori, la circolazione viene rimodulata per favorire la ripresa delle attività. Andiamo incontro alle esigenze di chi lavora, sottolinea il sindaco Zuccarini. E poi, uomo trovato morto in casa, disposto all'autopsia sul cadavere. Tra le possibili cause non si esclude l'assunzione di droga. Un 50enne molto conosciuto in città, segnala il Corriere.
Quindi, ancora da Foligno, la regione apre al Vision. Mingarelli, ora ciascuno faccia la sua parte. Il direttore del laboratorio di scienze commenta le parole della governatrice Tesei, che non esclude che il parco possa ancora essere inserito tra le opere da finanziare. Qui in foto proprio Mingarelli, l'appello anche al comune, a tutti coloro che si sono schierati in questi giorni a sostegno. L'occasione viene rimarcata anche con la rilevanza del progetto in termini di sviluppo economico cittadino. Mentre Agualdo Cattaneo, gaffe del sindaco, sono convintamente antisemita. Le affermazioni di Valentini in un video consiglio comunale sulla cittadinanza negata a Liliana Segre, caso che ha fatto discutere per questa impasse. Ancora a Spoleto, auto dall'estero con truffa, sequestrati 8 milioni. Inchiesta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane per il commercio di 1700 veicoli. Indagato un imprenditore. L'accusa è quella di falsificazione dei documenti e mancato versamento dell'IVA. Vendita del ramo uova ex novelli entro l'estate, intanto sempre a Spoleto, e quanto emerso dall'incontro tra sindacati e curatele, nessuna certezza ancora invece su Casalta ospedale, mentre a Spoleto c'è un incontro positivo tra City Forum e Presidente Tesei. La governatrice ha assunto impegni formali nei confronti delle associazioni che oggi saranno in piazza Garibaldi proprio per incontrare i cittadini. Flash mob confermato alle 17 in piazza Duomo. Sempre da Spoleto, 5 milioni per la fibra ottica ultra veloce. Team porta in città un sistema di cablaggio innovativo che raggiungerà 14.500 unità immobiliari. La rete consentirà di accelerare la digitalizzazione a vantaggio dell'amministrazione pubblica, ma anche dei privati. Quindi andiamo a Terni, dove il caso Treofan torna di stretta attualità. Il futuro è la bioeconomia, sottolinea il Messaggero. Ieri nuovo incontro promosso dal Ministero con liquidatori e sindacati. Nel PNRR dell'Umbria i presupposti della riconversione. E poi la CGIL attende l'arrivo del segretario Landini con Ast, Savit e le altre, un 1° maggio di festa e di lotta a Terni per le sue imprese storiche. Nuovo stadio, progetto di pubblico interesse, ok a tempo di record della Giunta alla proposta della Ternana. Ora il definitivo via libera da parte del Consiglio Comunale. Sempre da Terni, furti nel parcheggio del supermercato, scoperto dalle telecamere, è stato condannato. 2 anni a un 43enne che aveva messo a segno i colpi rubando le borse dalle auto. E ancora in via Oberdan, spaccata di notte la vetrina del negozio di barbiere, via con soldi e attrezzature, bottino complessivo di circa 1.500 euro. Ancora il giovane cantante ternano High Not al concertone del 1° maggio. In diretta TV su Rai 3 e su Radio 2 dividerà il palco con tante star italiane e internazionali. Eccolo qui Tony Bartolotta al secolo Why Not, classe 1999, che peraltro ha frequentato anche il liceo musicale Angeloni. L'invito dopo la vittoria del contest nazionale di ANAS e Radio Italia Sicurezza Stradale in Musica Roma sarà accompagnato al piano da Francesco Morettini. Mentre resta in carcere il 36enne che spacciava nell'Amerino, che era stato trovato con 1,5 etto di cocaina. Mentre ancora provincia, test anti-Covid ai dipendenti, unici in Italia. Ieri e oggi le due giornate di esami su base volontaria, preveniamo potenziali focolai causati da asintomatici, sottolinea il presidente Lattanzi. Quindi ancora per quanto riguarda invece Narni, il minareto in vendita a 1,8 milioni, due imprenditori italiani interessati. L'ex convento trasformato in hotel può tornare a essere un'attrattiva turistica, sottolinea proprio il Corriere. E poi da Orvieto, super bonus, agevolazioni dal comune. L'assessore Pizzo, assunzione di personale all'ufficio tecnico per sveltire le pratiche, con la giunta che ha deciso di esentare dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico chi fa i lavori per il cappotto termico. Mentre ancora Orvieto, ZTL in corso Cavour, da lunedì torna in vigore l'orario estivo, passaggio vietato alle auto dalle 10 alle 16 e dalle 17 alle 22.30 nel tratto tra piazza Caen e via Cesare Nebbia. Veniamo dunque anche al Messaggero per quanto riguarda anche qui le pagine dai territori, la cronaca in primo piano con Alessio morto dopo 4 giorni di agonia, era caduto dal tetto di una vecchia fabbrica nei pressi di Pierantonio per andare a recuperare il pallone, giocava con gli amici. Il volo da più di 8 metri, nulla da fare per il 33enne amato da tutti, ciao Banni era il suo nomignolo, è tutto così ingiusto, ci mancherai, sottolineano parenti
parenti, conoscenti e amici. Intanto a Gubbio tornano in città tre piatti di Aldo Aiò, messi all'incanto la settimana scorsa alla Cambi Casa d'Aste di Genova e tornati a casa per entrare in una collezione privata grazie a una famiglia gubina che l'ha fortemente voluta, a darne notizia proprio il Maggio e Gubino. Magione, proloquio in campo per pulire il verde, città di Castello, sera di marijuana nel vecchio ricovero per i cani e poi a Todi, Guarducci guarda la sfida di Todi Off, il Festival Tuderte, Marciano nel recovery, una residenza per anziani. Quindi a Foligno, aiuto dall'estero all'Italia, scatto sequestro da 8 milioni, nei guai un imprenditore o una società, ipotesi di reato per 1700 acquisti, contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 36 milioni. Intanto per le giornate dantesche a Foligno da domani visite guidate gratuite e la sfida tra 220 giovani promesse nel tempio del tennis di Villa Candida per quanto riguarda il tennis folignate. Veniamo a Spoleto. Tesei, pronta a riaprire l'ospedale. Le associazioni cittadine definiscono positivo l'incontro con la Presidente della Giunta. I dettagli del nuovo corso verranno svelati oggi in Piazza Garibaldi, ma non abbassiamo la guardia, viene sottolineato. E con la zona gialla riaprono la Rocca e il Museo del Ducato di Spoleto, ricorda anche il Messaggero. Veniamo a Terni, dunque, nuova piazza dell'Olmi, il rilancio passa per i locali. Iniziati i lavori di riqualificazione, resta il nodo della sosta selvaggia, rimosse le sedute e le panche di legno che erano diventate ricettacolo di rifiuti. E lì soccorso negato, stop ai teatrini della politica, Confartigianato all'attacco, si muove anche il presidente Ferranti a affrontare il tema del riequilibrio. E poi stadio e clinica, semaforo verde dalla giunta, ma patron Bandecchi tuona contro i paletti della regione, troppa resistenza, a questo punto credo non si farà più niente, ammonisce il presidente delle fere. Ancora Narni, maxi focolaio in quarantena anche due classi, picco di contagi dopo le festività pasquali, 25 persone dello stesso gruppo familiare positive, tra cui anche due bambini, questo sottolinea proprio il Messaggero. E quindi ancora PNRR, acciaio protagonista, proteggere la produzione, Terni capitale del lavoro, una delle tre città scelte per la festa del primo maggio, Gianni Venturi, Fiom CGL, tante vertenze aperte ma resta un territorio strategico, sottolinea. E poi le parole di Paolo Zanella, manager AST, coi taxi treni CO2 in picchiata. Ormai il 60% dei coil prodotti in Viale Brin è consegnato col trasporto su rotaia. La piastra logistica potrebbe diventare l'infrastruttura centrale per queste modalità. E quindi questa storia, la mia vita in San Gemini, meritiamo un investitore solido. Michele Leone, da 30 anni nel gruppo, abbiamo marchi straordinari e lottato per il nostro lavoro, sottolinea. Poi vedremo ovviamente lo sport, ma vediamo anche i territori, anche dalla Nazione, Isola Maggiore, Corse Fantasma, Castione del Lago, Traica di Fratelli d'Italia rivendica il servizio, risulta già finanziato dalla Regione, mentre anche a Piegaro riaprono al pubblico mostre e musei. Ad Assisi il calendario di maggio si ferma anche quest'anno, slitta la seconda edizione consecutiva, numerose le iniziative per mantenere più vivo che mai lo spirito della festa, mentre a Bastia il via la serie giovedì della cultura. Ancora a Gubbio diventa Terminal Umbro di Itabus, dal 27 maggio il debutto del nuovo operatore di trasporto a lunga percorrenza in autobus, opportunità per la nostra città, sottolineato il sindaco Stirati. A Gualdo Tadino, Francesco De Megni e Carla Roman, docenti alla He Academy, e poi ancora JP Industries, ex JP Industries, aperta la mobilità per i 537 dipendenti della Indelfab, come abbiamo già visto. Città di Castello, caduto dal tetto, Alessio non ce l'ha fatta, 33enne morto dopo 4 giorni di agonia, con appunto la mamma che anni fa gli aveva donato peraltro anche un rene, mi ha fatto nascere due volte. Bimbo di 5 anni positivo al Covid a Città di Castello, si abbassa l'età dei contagiati, sottolinea il sindaco Bacchetta. Quindi andando a Foligno, auto dal mercato parallelo, azienda nei guai, sequestro preventivo da 8 milioni un imprenditore folignate, l'operazione denominata autostop è stata condotta dalla Guardia di Finanza. Quindi ancora Vision, ora serve collaborazione, l'appello di Mingarelli a Regione Comune per la realizzazione del Parco delle Scienze. A Spoleto, tassa di soggiorno, le tariffe restano
invariate, e a Foligno, ZTL nel centro storico, il sindaco rimodula gli orari di accesso, si legge. Quindi ancora nuovo stadio Liberati, primo via libera in giunta, ora l'atto va in consiglio e poi a Perugia, mentre Landini in acciaieria, presenza strategica, il Ministero dello Sviluppo non ha ancora aperto il dossier sulla vendita dell'AST, dichiara Rampiconi della FIOM CGL. Così intanto Orvieto riparte dalla cultura, riaprono tutti i principali monumenti e musei cittadini nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Qui il sindaco Tardani con il noto volto TV PIF, il posto di San Patrizio, protagonista di un documento della RAI che avrà proprio come narratore l'attore e conduttore PIF. Vaccini, ottimo lavoro di ASL operatori, siamo i primi in Umbria. Il sindaco Tardani, bisogna migliorare, ma le critiche sono ingenerose, sottolinea al Contempo. Chiudiamo questa prima parte con la cultura, l'album del Corriere nella giornata internazionale del jazz, la notizia di Bob Dylan in Italia per Umbria Jazz. Oggi streaming live su jazzday.com, l'All Star Global Concert 2021, caratterizzato da una storica scaletta di performance di alcuni dei più grandi musicisti del mondo. Fu l'amore per Susi a portare a Perugia il menestrello di Duluth già nel 62, l'Umbria Jazz indetto 10 anni fa dall'UNESCO per celebrare la musica dal dialogo al Blue Note di Milano, concerto del pianista Franco D'Andrea. Mentre sulla Nazione, effetti speciali maioliche, torna Raffaello, riaprono le mostre allestite a Palazzo Baldeschi di Perugia e alla loggia dei tiratori della lana di Gubbio, da domani fino al 3 di ottobre dunque. E poi ancora una docufiction sul caso De Megni, il Perugia Flower Show cambia date location, lo spettacolo dei fiori in scena al Santa Giuliana, l'appuntamento sarà il 19 giugno con tante novità. Quindi a Città di Castello, omaggio alla danza con i ballerini acrobati, hanno scalato in punta di piedi il campanile cilindrico, alcuni proprio ballerini tifernati del consorzio Castello Danza, protagonisti del singolare spettacolo dunque, con la musica dal vivo. Festa Sant'Antonio, la grande classica al Borgo, domenica si apre la stagione. Siamo in chiusura di prima parte, pubblicità, poi torniamo con la seconda parte, sport e volley, in sport calcio ovviamente, volley in primo piano.